urbano. È stata una manifestazione molto importante questa, che si è svolta a Como nel 1969. Luciano Caramel, che era allora un giovane critico, perché era un giovane critico come noi eravamo dei giovani artisti, ci aveva invitato a occuparci tutti tanti artisti di una parte della città di Como e a usarla a nostra discrezione, però non ci sono soldi. Non ci sono soldi, è sempre non ho mai provato a essere in situazione di però insomma, cosa inventate di fare, che cosa scegliete? Allora, i quattro miei amici di gruppo avevano fatto una scelta diversa e io, in quell'occasione lì, ho voluto fare una cosa per i fatti miei. Loro avevano scelto di lavorare su una cosa che poi è diventato il temporale poi c'è stato vero, il temporale per cui si era un po' mischiata la cosa. Ci sono delle bellissime foto di Ugo Mulas, sia questa è una foto di Ugo Mulas, fatta a noi intanto che provavamo questa nostra esperienza. Allora io ho deciso di mettere sotto controllo le esperienze sensoriali di chiunque prova un tratto di strada che in sé è una strada stretta, che però là in fondo si vede che inquadra il Duomo di Como, per cui una strada stretta che porta in una direzione unica, molto, molto fissa, molto... Allora io l'ho ostruita completamente, ho creato un labirinto per cui il tempo di percorso, infatti è intitolato Dilatazione spazio-temporale di un percorso, e l'ho sottolineata dicendo la parete graffiata, la clera abbassata, l'odore del pesce, il profumo, l'aroma del caffè, eccetera, tutto è enfatizzato e sentito con più intensità, proprio perché io creo questo andamento che si dilata nel tempo e che mi, in qualche modo, mi costringe o favorisce questa mia attenzione. Ecco.